Signore e signori, Fate Grand Order ci ha fatto la sorpresona, o meglio, mi ha fatto la sorpresona, perché sono sicurissima che chi di voi segue il gioco anche in Giappone già sapesse di questo nuovo contenuto. E subito dopo l'evento Road to Seven, dedicato alla parte di trama ad Atlantide, è arrivata la parte di trama successiva, e quindi il Road to Seven ambientato sull'Olimpo. Abbiamo tre nuove Super Recollection Quest, tre nuove sfide difficilissime da completare. Le ho completate, oggi vi spiego come ho fatto e vi propongo come diritto dei Servant diversi rispetto all'ultima volta, perché l'obiettivo è di farvi vedere un sacco di Servant diversi di questo gioco che mi appassiona così tanto e da così tanto tempo. Bando alle ciance e sigla! Buon salve sia ai vecchi che ai nuovi visitatori del canale, io sono Giulia e oggi vi propongo l'ennesimo video dedicato a Fate Grand Order che non sto registrando in live. Infatti l'evento di cui vi ho già parlato nell'introduzione di questo video è un evento che è partito a sorpresa questo lunedì e dura solamente una settimana, quindi non avevo il tempo materiale di organizzare una live adesso dedicata, ed è per questo che solo per oggi, poi in futuro cercherò di continuare a proporvi le Super Recollection in live, o comunque le sfide un pochino più difficili in live, ho deciso di realizzare questo video, di registrare i miei tentativi vincenti di completare le tre nuove Super Recollection di Olimpo e di commentarvele, di spiegarvi un po' le mie strategie, e come sapete il mio obiettivo è quello di proporvi sempre delle strategie differenti. Questo perché Fate Grand Order, tra i 1800 difetti che si ritrova come gacha oramai di una certa età, ha anche l'innato pregio di proporre ai giocatori tanti stili di gioco diversi, che chiaramente corrispondono a Servant diversi. Oggi, infatti, non vi proporrò tre Servant con lo stesso stile di gioco come ho fatto nelle ultime Super Recollection, dove invece ho utilizzato solo Servant Quick. E già che ci sono, vi linko adesso in schermo, qua sotto, qua di fianco a me, che è qua sotto, il video dove per l'appunto ho completato le sfide di Atlantide. Oggi non parleremo di solo carte verdi, solo carte rosse, solo carte azzurre. Oggi parleremo di stili di gioco. Vi proporrò un clear super aggressivo, un clear che si basa sul contrattaccare il nemico e un clear difensivo. Quindi oggi parliamo di stili di gioco differenti. È bene che chi magari si è appena approcciato a Grand Order, o anche chi lo segue semplicemente per divertimento, sappia che in questo gioco non è tutto super aggro, non è tutto stall, ma ci sono delle differenze, ed è proprio ciò di cui vi parlerò oggi. Bando alle ciance, iniziamo subito e iniziamo commentando la prima Super Recollection. Vi avviso che ho già registrato le sfide in separata sede e quindi adesso le trasmetto in sottofondo e ve le commento in diretta. Portate pazienza perché l'ultima in particolare sarà un po' lunga, dura circa 25 turni, quindi sì, portate pazienza e niente, let's go! La prima challenge quest che vi propongo oggi è contro la nostra fantastica bestia Koyanskaya. Ed è una challenge dove utilizzerò un approccio strettamente aggressivo, tant'è che come vedete non gioco nemmeno 6 Servant, ne giochiamo solo 5, solo che il nostro attaccante principale è un Servant che io non possiedo, che ho gentilmente preso da Neoblade, uno degli utenti che ho la fortuna di avere tra gli amici, e oggi giochiamo la signorina Melusine. Allora, questo team si chiama Luglio Tipullo perché io adoro il personaggio di Melusine, mi è piaciuto tantissimo ad Avalon, so che a molti non piace, so che l'estetica è un po' troppo zozzerellina, diciamo che io vado in parte al di là dell'estetica perché comunque il fatto che sia un drago bimba a me fa impazzire, e ho assolutamente intenzione a luglio di evocare per la sua versione Summer, ma anche di prenderne più di una copia. Summer Melusine è il mio target offensivo principale di questo, anzi del futuro 2025, senza ombra di dubbio. Prendo la Ruler invece della Lancer perché la Ruler ha un altro dei miei Servant preferiti coinvolto nel suo Noble Phantasm, nel suo attacco speciale, che è Nemo, e io non posso non pullare Melusine che parte dal Nautilus di Nemo. Quindi assolutamente, mia cara Melusine, tra
cosa devono passare? 10 mesi? Tra 9 e 10 mesi ci rivediamo, cara, e mi raccomando, allora fai la brava. Fino ad allora utilizzerò la melusine per l'appunto di un altro utente. Questa melusine, ragazzi, è gigante. Black Grail Mubato 10-10-10, grailata al 100, NP5. Quindi tipo una delle melusine più forti che potete trovare in giro. E spoiler, in questo clear la sua potenza si vedrà. La strategia è molto semplice, gira intorno al fastidiosissimo debuff iniziale che Koyanskaya piazza su tutta la squadra, debuff che cercheremo di arginare un po', perché rischia di mettere paralisi sui personaggi e noi non vogliamo che in particolare Artoria Caster sia paralizzata, perché lei ci deve aiutare dal punto di vista difensivo. Usiamo Giorgione. Giorgione è un servant bronzino, quindi poco costoso, gratuito, potete trovarlo anche nel gacha gratuito, che ci aiuterà, che mi aiuterà ad attirare i colpi nemici. Lui è praticamente una sorta di spugna, ha un'abilità che gli permette di attirare i colpi nemici. Quando andrà KO ricaricherà la barra dell'NP di tutta la squadra tramite la Craft Essence che gli ho dato, un'altra Craft Essence super economica che è fortissima, che è Battle of Camlann, clamorosa questa. E niente, poi entrerà Tamamo, con Waver riempirò la barra di melusine e andiamo a spaccare con Koyanskaya. Quindi strategia super aggro, carte blu, perché ci concentriamo sul tirare il Noble Phantasm di melusine più volte. E niente, questo è quanto e adesso andiamo a vedere il clear. Eccoci qua, abbiamo la bella presentazione della nostra bestia, tutta sparaflesciata. Ovviamente i video che vi mostrerò adesso qua sotto sono tutti video già editati, quindi vi ho tolto le parti un pochino più noiosette. Allora partiamo con Giorgione, Castoria e Waver. Qui punto a caricare la barra di Castoria, perché ci serve che Castoria, che sarebbe il personaggio che si chiama Altria, viene in gergo chiamato Castoria perché è Altria Caster, Arturia Caster. E quindi niente, clicco le carte blu, prego che non venga paralizzata nel turno in cui Giorgio va KO, perché appena Giorgio va KO entra melusine e attuiamo la strategia. Si dice attuiamo? Attuare, quindi attuiamo? No, credo di averlo detto bene. In ogni caso, mentre io sblatero, Giorgio si sta prendendo razzi e botte a tutto spiano. Qui c'è una bella catena Arts che mi rende la persona più contenta del mondo. Grazie alla sua abilità di Guts siamo sopravvissuti al colpo mortale di Koyanskaya, ma adesso purtroppo è tempo che Giorgio se ne vada. Koyanskaya si buffa, ma spoiler, non ce ne frega niente che si aumenti l'attacco, perché tanto con Castoria adesso la teniamo sotto scacco. Entra melusine e si parte con la strategia. Allora, Waver bersaglia melusine in modo da caricarle la barra. Andremo adesso a fare una concatenazione di Noble Phantasm in modo che Castoria sia all'ultimo posto e, avendo lei una Craft Essence che le porta il Noble Phantasm in overcharge, riusciamo ad utilizzare il suo Noble Phantasm a potenza ancora più alta, il che significa che possiamo avere più utilizzi della sua speciale difesa. Castoria infatti è in grado di mettere sulla squadra un buff che vedrete, perché è uno scudo d'argento, e quello scudo d'argento para tutto per un tot di colpi, debuff, danni, qualsiasi cosa. Melusine al primo posto che spara il suo micidiale Noble Phantasm. Avete visto quanti danni ha fatto senza Oberon? Fuori di testa Melusine. Poi si è anche ricaricata, anzi adesso si ricaricherà anche la barra grazie a Tamamo. Tamamo è un servant che io trovo ancora, nonostante sia molto vecchio, molto efficace. La mia è NP4, c'è da dire. È anche il servant a 5 stelle che ho scelto come gratuito quando ho ripreso a giocare, perché io Tamamo la gioco tanto non avendo Proto Merlin. Qui arriva Castoria, che ha l'NP in super overcharge sia per la sua Craft Essence sia per il fatto che l'ho messa per ultima. E adesso dovremmo essere protetti e permettere alla carissima Melusine di continuare a picchiare con Koyanskaya. Qui, come vedete, oddio, i debuff non vengono parati, prima vi ho detto una scorrettezza. Lo scudo d'argento di Castoria para i danni, è un buff che non si può trapassare anche se hai delle abilità che ti dicono che ignora invincibilità, è proprio un super iper mega buff. E quindi io lo sfrutto per l'appunto per giocare con Melusine con calma senza preoccuparmi di venire seccata. Qui uso la skill che carica la barra di Melusine e vado a usare un altro Noble Phantasm. Sono stata fortunata con le carte, perché adesso vedrete quanto cavolo mi vado a ricaricare la barra. Cioè, guardate questa carta art di Melusine, io non ci credevo. Quanto è forte Melusine? Qui stiamo parlando di uno dei servant più forti del gioco, Melusine è incredibile.
E niente, siamo pronti a tirare il terzo Nobel Phantasm di fila, anche perché in questo turno specifico Koyanskaya si stanna da sola. L'unico problema è che non ho due carte di Melusine. Qui sarebbe stato meglio avere due carte. C'è da dire, ragazzi, che era impossibile, perché se non mi ricordo male avevamo già visto tutte le sue carte nei turni precedenti. Quindi attivo la catena speciale inserendo una carta rossa, una carta Buster di Tamamo. Altro Nobel Phantasm, altra pigna incredibile, anche perché nel frattempo stiamo accumulando debuff sulla povera Koyanskaya utilizzando il Nobel Phantasm di Melusine, che dovrebbe riuscire a ricaricare di nuovo la barra grazie agli attacchi di Koyanskaya e al potenziamento all'MP gain, che dovrebbe essere ancora valido perché lei se lo dà sempre tramite il Nobel Phantasm. E niente, ultima barra di Koyanskaya, qui preparatevi a questa scena perché è ricorrente in questo video. Io in generale ho un tratto distintivo: quando rallento il gioco perché voglio fare la chiusura fica con i servant, avete presente il turno in cui eliminate il nemico? Io non prendo mai la kill. Spoiler, non lo farò nemmeno adesso. Qui ho rallentato per farvi vedere l'ultimo Nobel Phantasm di Melusine. Spoiler, ovviamente non sarà l'ultimo Nobel Phantasm, anche perché voi ve ne sarete accorti, io confesso che non ci avevo fatto caso, ho perso i buff di Tamamo e di Castoria perché durano tre turni e qui siamo al quarto turno. Quindi sparo il Nobel Phantasm, che però è molto spompatino rispetto a prima perché mancano i potenziamenti, vado con le altre carte di Melusine, faccio un bel po' di danno, mi ricarico la barra, però di fatto la cara Vici rimane viva. E qui succede una cosa che purtroppo temevo che sarebbe successa, ovvero Koyanskaya si piazza addosso un potenziamento che le dice, eccolo qua, che lei adesso per 5 azioni ha una possibilità di schivare il colpo. Vi spiego una cosa che sfrutterò moltissimo in questo video, che si chiama la manipolazione della fortuna. Nel senso che se una qualsiasi abilità su Fate Grand Order vi dice che c'è la possibilità che succeda una cosa, voi potete alterare quella possibilità compiendo delle azioni. In questo caso metto i buff su Melusine, lascio delle azioni libere, in questo caso ho lasciato l'abilità di Castoria, e adesso dovevo cercare di capire qual era la giusta successione di mosse, di carte, che mi permettesse di andare a trapassare con il Nobel Phantasm di Melusine quella possibilità di evade. Qui sono andata subito con Nobel Phantasm di Melusine, carta di Castoria e carta di Melusine, e come vedrete parte l'evade. Questo vuol dire che non posso giocare questa catena di carte. Cerco di cambiare le carte in tavola. E com'è che faccio? Cambiando le carte. Per rifare il turno, altra cosa che vi voglio insegnare, chiudete l'app e riapritela. Se il turno non è terminato, lo ricomincerete da prima di iniziarlo. Chiaramente con le abilità che avete cliccato già cliccate. Qui ho invertito le carte. Ho messo Castoria per prima e poi il Nobel Phantasm di Melusine. E questa volta il Nobel Phantasm colpisce. Grand Order funziona così, ragazzi, non scoraggiatevi. Non è vero che l'RNG è già deciso all'inizio del turno, no, viene deciso una volta che scegliete le carte e cambia, viene alterato ogni volta che cliccate un'abilità. Usate questa conoscenza a vostro favore. In questo caso mi ha permesso di dare un colpo a Koyanskaya non indifferente. E tra l'altro abbiamo anche colpito il nemico 3 volte, quindi abbiamo usato 3 dei 5 colpi che le danno l'evade, e qua ero un po' in dubbio sul da farsi, proprio perché le rimaneva poca vita, però c'era ancora quell'evade fastidioso. Usare Tamamo, non usare Tamamo, non riuscivo con l'abilità di Castoria a caricare di nuovo il Nobel Phantasm di Melusine, perché mi avanzavano 8 un 8% di punti, e quindi ho usato 3 carte per esaurire definitivamente la sua schivata. Adesso è pronta a tirare il suo Nobel Phantasm, ma spoiler, non ce la farà perché è completamente scoperta, la nostra Melusine è bella carica, e quindi è tempo di andare a giustiziare Koyanskaya. Questa è stata senza ombra di dubbio la Super Recollection Quest più facile, proprio perché io ho usato Melusine, potete usare tantissimi altri servant offensivi, anche
meno investiti di questa melusina, potete usare quelli dei vostri amici e quindi sfruttate questa cosa anche come ho fatto io per magari andare a prendere dei servant molto 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 forti, e se avete i supporti giusti, che vi ricordo per l'ennesima volta sono la base di questi giochi, ce la farete. Passiamo alla prossima. La seconda Super Recollection Quest è stata la più divertente in assoluto da fare, è stata anche quella più complicata. Più che altro perché avevo bisogno di uno specifico servant, di uno specifico mio amico, e sto parlando di Thunder, esattamente come Neo Blade prima. Ringrazio anche Thunder per, diciamo, aver condiviso con tutti noi dei servant così forti, e Thunder condivide questa meravigliosa Bazette NP3 grailata al 100 con Black Grail mubbato. Il problema che ho avuto per questo clear è che mi serviva Bazette con Black Grail, e molte Bazette che ho tra gli amici non hanno Black Grail, e quindi è stato un po' difficile continuare a refreshare per trovare questa in particolare. Allora, andiamo a divertirci contro Afrodite, nemico che non ho capito perché non hanno ancora fatto pullabile. Fate pullabile Afrodite, che ha un design bellissimo. Un design che oggi non vedrete. Oggi vedrete la sua versione mecha, ma dentro al mecha, o meglio, il mecha rappresenta una bellissima donna. L'Afrodite di Grand Order è una delle mie preferite, è una rappresentazione di Afrodite che mi piace davvero molto. Comunque, andiamo a sculacciarla di Bazette. Bazette è un servant super particolare. Che cosa fa? Tramite il suo Noble Phantasm, lei si mette in posizione di counter e quando viene bersagliata, countera. Non c'è bisogno che venga bersagliata con i danni, deve essere bersagliata da un'abilità, e a quel punto ti spara un counter indietro che fa dei danni allucinanti e abbassa la resistenza alle carte verdi, e i colpi del counter sono tutte verdi, dei nemici. Quindi più li assillate con i counter, più diventano vulnerabili ai counter. È veramente una bestia, è alter ego, e quindi super efficace contro la classe assassin di Afrodite. E andrò a supportarla con doppia Scadi più Abetroth e Xuanzang. Come mai gioco Abetroth e Xuanzang? Perché purtroppo Afrodite ha la pessima abitudine di bersagliare un personaggio della squadra con un attacco che mette 250 milioni di debuff, ti azzera la barra del Noble Phantasm, ti fa innamorare, ti charma, quindi ti blocca pure. È una rottura di balle quel debuff. Noi non lo vogliamo, non lo vogliamo. E quindi Bazette stessa ha un'abilità che le mette immunità ai debuff. Aggiungo al suo fianco due personaggi come Abetroth e Xuanzang, che per l'appunto sono entrambi in grado di proteggerla dai debuff. Xuanzang, inoltre, ha Black Grail, poiché lei ci aiuterà a fare danni aggiuntivi alla barra di Afrodite. Questo perché è un caster single target, quindi super efficace contro Afrodite, che picchia parecchio forte. Noto adesso che non ho finito i suoi fu agli HP, e fa ridere perché lei l'ho pullata tipo 5 anni fa, vabbè. Ce l'ho NP3, fun fact, le ho pullate tutte quando lei non era in rate up. Cioè, Xuanzang è uno di quei personaggi del base che mi ama, perché pullo sempre lei. Devo ammettere che è molto forte, non farà danni incredibili, però il suo skill set, mezzo di supporto, diventa veramente vitale in situazioni del genere, quando la volete affiancare a un altro personaggio. E lei è in grado di aiutare Bazette anche tramite un buff all'MP gain, e quindi le permette di accumulare meglio la barra del Noble Phantasm. E niente, partiamo, vi faccio vedere cosa ho combinato. Clear super divertente, Abetroth ha anche questa Craft Essence qua, anche questa molto vecchia, che le permette di aumentare la potenza delle carte Buster di tutta la squadra quando entra in campo per 3 turni, e la sfrutteremo per fare più danno di Bazette, e basta. E poi c'è sempre la solita Craft Essence del Bond 10 di Skadi. Io questa la gioco un sacco e vedo poca gente giocarla. Boh, non so come mai, costa poco a livello di slot, ti aumenta il danno critico e i colpi delle carte quick, quindi con Bazette va veramente bene. In ogni caso, vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Eccoci qua con la schermata che ci annuncia che stiamo per affrontare una dea, Afrodite. Sapete che è la mia dea preferita del pantheon classico greco? Adoro Afrodite, mi piace anche questa forma che ha da mecha, che mi ricorda molto Zodiac di Final Fantasy XII. Ma al di là di ciò, aspettiamo che si presenti e poi prepariamoci a contrattaccare ogni sua singola mossa. Noi oggi con Bazette diventeremo dei fastidiosissimi giocatori di control, usando un gergo tipicamente da TCG. Allora,
Purtroppo una prerogativa di questo clear è di iniziare con almeno due carte di Bazette, perché noi vogliamo arrivare almeno al 50% all'inizio del nostro prossimo turno. Quindi che cosa faccio? Stallo un turno, pregando che il debuff di Afrodite non partisse, uso delle carte un po' a caso, arriva Authority of Beauty e Bazette lo previene. Grandissimo colpo di fortuna, perché questo debuff è difficile da prevenire, ma se adesso arrivano le carte di Bazette, quel debuff non ci romperà più le scatole. Abbiamo preso un botto di danni su Bazette, ma non vi preoccupate perché avrò modo di curarla. Eccole qua, carta Art e carta Buster di Bazette. Possiamo partire con la strategia. Skadi Ruler usa tutto ciò che le rimane nell'arsenale. Tenete d'occhio il fatto che ha il Noble Phantasm carico, perché ci servirà più tardi. Entra a Betrottina, che targetta con la prima skill Bazette, dandole debuff immune. Uso anche l'ultima skill per darle Regen, in modo che recuperi vita andando piano. Poi la povera Abetrot morirà alla fine di questo turno, perché è l'effetto negativo della sua skill. Però questo è un bene, scusami Abetrot, ti adoro, però è un bene, perché vuol dire che entrerà in campo Xuanzang. Attivo il Noble Phantasm di Bazette, picchio Afrodite con le altre carte e come vedete abbiamo recuperato 27% di barra, e adesso tra i colpi di Afrodite e i counter di Bazette riusciremo a tornare al 50%. Qui arriva questo debuff che va a colpire ad area, il colpo ad area vale come targeting e quindi ti prendi Furagaraku nei denti, altro colpo e altro Furagaraku nei denti, altro colpo ancora ed altro Furagaraku nei denti. Purtroppo non possiamo andare sotto l'uno di vita, Bazette non può rompere le barre usando il counter, però l'abbiamo mandata a uno, entra Xuanzang. Adesso sono molto tranquilla perché c'è una carta verde. Con Xuanzang attivo l'abilità che aumenta l'MP gain di Bazette, quindi le rende più facile ricaricare la barra dopo averla utilizzata, la barra del Noble Phantasm. Qui vado a rompere la barra di Afrodite, attivo Bazette, uso subito la carta quick di Bazette per ricaricare, uso la seconda carta quick di Bazette per ricaricare e fare anche stelle, non dimentichiamo che le carte verdi fanno stelle, e una volta rotta la barra di Afrodite ci accingiamo a rompere la successiva sempre a colpi di counter. Bazette qui si è stracaricata la barra, ciao a tutti. Ah, e Xuanzang, dimenticavo, con l'abilità che aumenta l'MP gain mette anche debuff immunity per un turno a tutti, ed è per questo che l'intera squadra ha prevenuto questo brutto debuff di Afrodite, ed è per questo che adesso Bazette ha prevenuto di nuovo il debuff di Afrodite. Afrodite, secondo me, se vi organizzate proprio per parare i debuff, ci sono anche altri personaggi che lo fanno, oltre a quelli che gioco qui, diventa veramente molto semplice. Qui l'unico problema è che stiamo prendendo tantissimi danni con Bazette, però di nuovo la piccola Abetrot ci sta aiutando, e poi lasciate perdere che le abilità della mia Abetrot sono ancora a livello 1, quindi diciamo che a livello di recupero vita è anche abbastanza scarsina, ma vabbè. Ora, questo è un turno molto importante perché dovevo rompere la barra di Afrodite ed è qua che entra in gioco Xuanzang. Non ce la facevo con le carte in tavola, ma con il Noble Phantasm di Xuanzang sì. Attivo la terza skill di Bazette, l'ultimo modo che avevo per prevenire i debuff. Uso l'abilità del mio vestito perché dovevo fare più danni possibili, quella barra si doveva spaccare, e qui vado di Xuanzang, Bazette e carta Art di Bazette in modo da ricaricare di nuovo il counter di Bazette. Qua Xuanzang è stata fortissima, è un servant con il quale non ho mai avuto un rapporto idilliaco, più che altro per la carenza di danno, cioè vedete, ok che non aveva dei buff specifici, però è NP3, 341.000 danni con Noble Phantasm single target, sono un po' pochini, però il suo l'ha fatto. E qui andiamo a rompere la barra di Afrodite, siamo all'ultima barra. A questo punto Afrodite si automette un debuff alla difesa, se non mi ricordo male, eccolo lì. Noi ci alziamo l'attacco, quindi diventa più facile danneggiarla. Purtroppo arriva il suo Noble Phantasm, la sua mossa finale, che noi schiveremo con Bazette, ma non con le altre due. Xuanzang la resiste e quindi riesce a rimanere in piedi. Con Bazette andiamo a fare... Ma guardate quanti danni spara di counter, è fuori di testa Bazette. Purtroppo ci saluta Skadi e quindi perdiamo il potenziamento della Craft Essence di Skadi. E purtroppo anche Xuanzang è abbastanza alla frutta. C'è da dire che Afrodite non sta messa bene. E qua ragazzi torna il meme. Io ero sicurissima
che l'avrei eliminata, sono sincera. Counter di... o almeno che l'avrei lasciata magari a uno di vita o giù di lì. Cioè, no, no, devo essere sincera. Mi aspettavo di seccarla con queste due carte di Bazette più la carta dell'extra attack. E invece, spoiler, questo non succederà. Qui ho rallentato il gioco. Sapete che quando Giulia rallenta il gioco, la kill non la prende. Setto Bazette. Più che altro mi ero dimenticata di un piccolo dettaglio, cioè che Bazette, ok, che ha un Guts, ma non è protetta. Quindi, vabbè, vado con le carte, che fanno molti meno danni di quello che credevo. Ci sta, a rivedere adesso il clear. Non avevo più i potenziamenti su Bazette. Arrivo a darmi una bella carica di nuovo alla barra del Noble Phantasm, ma la verità è che la povera Bazette oramai è arrivata. Qui arriva l'Authority of Beauty che targetta Xuanzang. Mi è andata bene perché sia Bazette che Xuanzang avevano il taunt e quindi era un 50-50 tra di loro. Bazette sopravvive, riesce a sparare un altro counter e questo counter mi ha fatto vincere la partita perché fa veramente un botto di danno. Il problema è che non va a tenere il colpo successivo e quindi GG. Peccato Bazette, ci sei andata vicinissima a completare la sfida. Abbiamo una Scuddy Ruler con un Noble Phantasm, Scuddy Ruler che tra l'altro ha mantenuto tutti i potenziamenti del turno 1 di questa battaglia. Il Noble Phantasm di Scuddy Ruler fa danno, qui vado di catena quick con chiusura Buster e andiamo a battere Afrodite. Magari non la maniera fica di chiudere questa battaglia perché la finiamo con un supporto, che vi sia di lezione, ricordatevi che bisogna sempre guardarsi le spalle e che spesso i personaggi che ci sembrano meno influenti alla fine la portano a casa. Ricordo che la mia Scuddy non ha una Craft Essence da danno. Infatti i danni sono veramente irrisori, però è l'unione che fa la forza e per quanto i danni siano pochi, sono comunque 4 istanze di danno. E quindi arrivederci Afrodite, grandissima Bazette, grandissime tutte, le due Scuddy, Xuanzang, Abetroth e in generale io amo vincere con i quick, perché io ho proprio una predilezione per questo tipo di carta, sarà la peggiore del gioco, ma ci riuscite a fare delle gran belle cosine in ogni caso. Arrivederci Afrodite. E niente, questa era, come ho già detto, quella un pochino più difficile come challenge, anche perché era importante vedere le giuste carte di Bazette, però ce l'abbiamo fatta. Rimane l'ultima, che è la più lunga, e preparatevi perché questa volta uso personaggi miei. Non urlare, parte 2. Chi ha visto il mio scorso video sulle Super Recollection Quest potrà già immaginare chi sarà la nostra nemica in questa ultima sfida di Olimpo. Vedete anche qua di fianco a me, una bella lancia come segnale dell'avversario contro cui dovremmo scontrarci. Signori, è di nuovo Kaenis, questa volta in una veste molto più cattiva. Allora, sebbene la Super Recollection con Afrodite mi abbia dato più problemi, ma puramente perché volevo trovare quella specifica Bazette, questa è la Super Recollection più difficile. Questa è veramente tosta, ragazzi, perché è lunga, è difficile da aggrare, e richiede determinati supporti, lo dico senza mezzi termini. E soprattutto abbiamo il problema di avere il supporto bloccato da Holmes, che con tutto il rispetto, mio carissimo Sherlock Holmes, non riesco neanche a farvelo vedere, non sei esattamente il servant migliore per questa situazione. Inoltre, siete anche obbligati a giocare Mash in prima linea. In poche parole, questa sfida è difficile perché non potete godervi la lista dei supporti e non potete giocare come volete. Io andrò di strategia stall. Che cos'è lo stall? Stall vuol dire battere un nemico lentamente, prevenendo i danni, curandosi e non andandoci giù aggressivi come delle bestie, come ho fatto nelle due sfide che vi ho appena commentato. Utilizzeremo la mia Beniemma, il mio fiore all'occhiello, la mia uccellina, che sto piano piano cercando di portare a 2000-2000 con i fu dorati, NP5, Black Grail Mubbato, Art, con un bello skill set adatto, devo dire, a questo playstyle. È super efficace contro Kaenis perché è un Saber, e le affiancherò Kassoria, la regina dello stall, sempre grazie al suo Noble Phantasm che mette quel buff sulla squadra che previene il danno. Quel buff ci servirà come il pane, ragazzi, come il pane per prevenire i colpi di Kaenis. Gioco Prisma Cosmos sia su di lei che sulla sua compagna, che sarà Tamamo. Questa Craft Essence, lo so, il fatto di averla due volte bubbata è un po' un flex,
io ho trovato veramente tantissime copie di Prisma Cosmos nella mia esperienza, è la Craft Essence che ho trovato di più dopo Fragment, quella che dà stelle. È molto forte perché ogni turno, indipendentemente da quello che fai, ti carica la barra dell'NP del 10%. Ottima in battaglie che dureranno tanti turni come questa. Poi c'è Tamamo, sempre lei, meravigliosa. Qui vi mostrerò la sua vera potenza, anche lei con Prisma Cosmos. Bella pronta ad aiutarci a sconfiggere piano piano Kaenis. Poi giocherò Mashu. Mashu la gioco come finale, nel senso che al primo turno la leverò usando il vestito, usando questo vestito qua che ha l'abilità che ti fa scambiare due servant, e poi magari sul finale, se dovesse tornarmi utile, la sfrutterò. E poi ho ficcato come ultimo membro dopo Holmes Reigns. Lei mi servirà perché è in grado di caricare la barra del Noble Phantasm in maniera tra l'altro spezzettata, perché ha la carica sparsa su tutte le abilità. La utilizzerò proprio per andare a sistemare qua e là dei Noble Phantasm mancanti, soprattutto sul finale. Ho commesso un errore, ve lo dico, lo vedrete a breve nel clear, perché avrei dovuto mettere Reigns prima di Holmes. Solo che non credevo che Benienma, Tamamo e Castoria avrebbero retto così tanto, e quindi avevo messo prima Holmes per tenere Reigns proprio per ultima. Sappiate che è stato un errore, vedrete come girerò intorno a questo errore durante la partita, perché Reigns sarà fondamentale. E niente, questo è quanto. Adesso vi faccio vedere come ho combattuto contro Kaenis. Eccoci qua! Prepariamoci a una ventina di turni. Vedrete la conta dei turni qua. E preparatevi perché questa sfida, lo ripeto, è difficile. È una sfida che non è per tutti. Allora, turno 1. Innanzitutto Kaenis parte con una barra in più da spaccare, e durante lo scontro il carissimo Kir Staria, che è il suo master, quel bel biondone là, le darà un'altra barra, ma state tranquilli perché non dobbiamo portarle la vita a zero, ma dobbiamo portarla fino alla barra rossa. Quindi la sfida si interromperà prima che la sua vita vada completamente a zero. Ora, entra Tamamo. Questi primi turni sono di scouting e di preghiera, perché Kaenis deve colpire il meno forte possibile e più volte Benienma possibile. Anche qui altro turno di scouting. L'obiettivo quando si stolla su Fate Grand Order è di utilizzare i Noble Phantasm sempre in gruppo, perché in questo modo mettete Castoria come ultimo slot e riuscite a giocare il suo Noble Phantasm al massimo della potenza. Ricordo che il Noble Phantasm di Castoria, tirato naturalmente, quindi come unico Noble Phantasm in un turno, dà a tutta la squadra un uso del suo scudo d'acciaio che protegge da tutti i danni. Più Castoria è successiva come uso del Noble Phantasm dietro ad altri Noble Phantasm, più gli usi diventano di più. E quindi noi vogliamo che lei sia sempre l'ultima, in modo da avere tre usi a personaggio dello scudo d'acciaio. In questo modo riusciremo a sopravvivere ai numerosi Noble Phantasm che Kaenis tirerà su tutta la squadra, nonché ai suoi colpi normali. Ci vuole un po' di fortuna, perché Kaenis ha la brutta abitudine di poter targettare tre volte lo stesso personaggio, e non è quello che volete. Voi volete sempre che lei sparga i colpi, e questa è la combo che mi vedrete fare un sacco di volte in questo clear. Benienma, che va per prima con il Noble Phantasm. Purtroppo Kaenis non è un personaggio con l'attributo Evil, non è malvagia, perché Benienma fa più danno contro i nemici malvagi, e quindi il danno di Beni sarà base. Lei non è un servant che fa dei danni incredibili, ok? La mia è NP5 e quindi ne fa di più. Però è un servant con un danno sinceramente molto contenuto. Qui sfrutto anche il fatto del vantaggio di classe contro Kaenis, però sicuramente altri servant art single target, come mi viene in mente Astraea, possono fare tanto quanto lei, se non meglio, con investimenti molto minori. Io amo Benienma, è il mio saber preferito del gioco. Adoro gli uccellini e lei è stupenda. Poi è il disegnatore, la disegnatrice, non mi ricordo se è uomo o donna, della saga di Disgaea, che è una delle mie saghe del cuore. Quindi proprio amo Benienma e sono sempre contenta di giocarla. Sono stata molto contenta del fatto che quest'anno abbiano annunciato finalmente un suo potenziamento in Giappone, che è tra l'altro un potenziamento che le fa molto comodo sulla sua skill peggiore, che è quella della schivata.
Una piccola parentesi anche sul Noble Phantasm di Tamamo. Tamamo è molto forte, il Noble Phantasm è la parte più forte del suo kit insieme al potenziamento alle carte Art, che è la sua terza skill, perché lei non solo cura la squadra, ma abbassa anche il cooldown delle skill, il che vuol dire che possiamo riutilizzare più velocemente le nostre skill. E questo è super positivo. Qui pregavo che non mi attaccasse Castoria. Ci sono dei turni in cui bisogna pregare e qui mi è andata bene. Castoria non è stata attaccata, Kaenis è pronta a sparare il suo Noble Phantasm e io sono pronta con i miei tre Noble Phantasm che preverranno completamente i suoi danni, che è quello che voglio. Qui vado di nuovo di Benny Enma. Devo anche stare attenta con Benny a essere incisiva con i danni, cosa che per esempio in questo caso funziona a metà, perché avrei dovuto rompere la barra di Kaenis e purtroppo non ci sono riuscita. Già sapevo che avrei dovuto sfruttare un turno successivo cercando carte di Benny Enma per portarle via quell'ultimo sputacchio di vita che le rimaneva. Non vi nego che anche in questa battaglia ho utilizzato la manipolazione dell'RNG. In particolare, in questo frangente, ricordo di aver resettato il gioco, vi ho fatto l'editing comodamente, perché avevo tirato il Noble Phantasm di Benny Enma senza usare il potenziamento al danno del vestito e i danni non erano sufficienti. Utilizzando il potenziamento del vestito, i danni a Kaenis erano molto più interessanti e quindi ho fatto bene a farlo qui. Purtroppo arrivano due colpi su Tamamo, che era quello che non volevamo vedere, ma allo stesso tempo abbiamo recuperato gli usi delle abilità. Il problema è che la barra non è rotta e di nuovo mi tocca rischiare. L'ideale per gli Stall Team sarebbe di avere Proto Merlin al posto di Tamamo, perché Proto Merlin riduce sensibilmente i turni rischiosi. Proto Merlin è a tutti gli effetti una Tamamo più forte. Infatti a me piacerebbe recuperarla, non so se riuscirò a farlo, però visto che amo questo stile di gioco, Proto Merlin sarebbe veramente ideale per il mio account. Vedremo in futuro. In ogni caso, uso il turno per rompere la barra di Kaenis e tra l'altro in questo modo sono andata anche a sfruttare un pochino di più gli scudi di Castoria, che come vedete anche nel caso di Benny Enma sono stati infranti, e qua di nuovo si valuta. Aspetto un altro turno. Tiro subito Castoria, perché il problema di Castoria è che se tu hai già lo scudo d'acciaio addosso e te lo rimetti, si annulla il buff nuovo. Bisogna prima esaurire tutti gli scudi e poi puoi riusare Castoria. Ed è per questo che ho deciso di usare l'abilità di Benny Enma della schivata, in modo da prevenire tutti i danni per un turno, e di aspettare un altro turno. Così avrei potuto rifare la mia solita combo dei tre Noble Phantasm al pieno della potenza. Qui Kaenis per fortuna si accanisce su Benny Enma. Yes, era esattamente quello che doveva succedere, e va anche su Castoria e quindi abbiamo prevenuto tutti i danni. È il momento di andare a tirare un bel Noble Phantasm potenziato con Benny Enma. Questo Noble Phantasm farà male perché utilizzo tutte le abilità da danno della squadra, compresa anche la prima abilità di Tamamo, che ricordo va sì a risucchiare un'attacca della barra Noble Phantasm di Kaenis, però va anche a farmi fare danni in più con Benny. Ho deciso di non usare l'abilità di Tamamo? Probabilmente sapete perché non l'ho usata, perché avevo calcolato, no, io però mi ricordo di averla usata, magari mi sbaglio, dovevo calcolare anche perché quando voi utilizzate il colpo di Tamamo, Kaenis ritarda il Noble Phantasm di un turno. Dovete poi anche essere in grado di avere Castoria pronta per quando il Noble Phantasm è carico, perché sennò vi ammazza tutta la squadra. Qui parto. Non è completamente buffata Benny Enma, ma il ragionamento che ho fatto sicuramente è stato che, anche se l'avessi buffata al massimo, non avrei seccato Kaenis in un turno solo. E quindi ho deciso di fare il colpo un pochino più debole, ma di andarle a pelare più o meno metà vita. Qui va anche Tamamo con il suo Noble Phantasm, che va di nuovo a rendere utilizzabili più velocemente le nostre abilità, sebbene in questo caso non sia stato sfruttato al meglio questo Noble Phantasm, perché non ho usato le skill di Benny Enma. Va Castoria, che ci protegge tutti, e qui dovevo stare attenta perché Kaenis aveva ancora due turni prima del Noble Phantasm, e in due turni gli scudi si possono rompere, è stato forse un po' un rischio questo turno. In ogni caso, vediamo un po' cosa combina. Attacca Castoria, male perché l'ha attaccata due volte e poi si sposta su Tamamo. Dobbiamo recuperare Castoria e qui mi va grassa. Mi va grassa perché riesco a fare Catena Arts, che era esattamente quello che volevo. Con una catena del genere, ricordo che se riuscite a utilizzare tre carte blu in un turno solo, avete un bonus del 20% alla barra del Noble Phantasm di tutti gli alleati. Con un turno del genere ero sicura
di poter riutilizzare il Nobel Phantasm di Castoria quando ne avrei avuto bisogno. Quindi non mi restava che stallare un altro turno, cosa che farò immagino adesso, anche se c'è un problema che noto in questo momento, e secondo me, se non mi ricordo male, me ne sono accorta anche mentre giocavo. Vedete qual è il problema? Il problema è che la mia Benny Emma ha ancora entrambi i buff di Castoria e di Tamamo, il che vuol dire che tirare il Nobel Phantasm adesso avrebbe rotto la barra di Kaenis. Se l'avessi tirato un turno dopo, non l'avrei più rotta. E quindi qui stavo sicuramente ragionando di anticipare il Nobel Phantasm di Benny Emma, rinunciando a utilizzarlo in combo con le altre due, e infatti mi sa che lo faccio, per andare a rompere la barra di Kaenis. Ci sono delle situazioni in cui volete andare aggro, anche se state giocando stall, anche perché, come vedete, ho tante carte di Benny Emma a mia disposizione in questo turno. Quindi vado di Beni, esatto, esatto, riesco a leggere nel pensiero della Giulia del passato, vado di Benny Emma, vado di Buster Quick per andare a recuperare più barra possibile, e questo Nobel Phantasm in teoria avrebbe dovuto seccare la barra di Kaenis. Se l'ho seccata ho fatto un'ottima mossa, se non l'ho seccata ho fatto una mossa terribile. Spoiler, la mossa è stata corretta, ragazzi, anche perché Benny Emma della squadra è il personaggio che ha meno problemi a ricaricarsi la barra, perché comunque è quella che va a ricevere i buff di Tamamo e di Castoria. Infatti mi ritrovo comunque con quasi un 50%. Qui purtroppo arriva il biondo maledetto a regalare un'altra barra a Kaenis. Mancano due barre, ragazzi, due barre. Sembra facile, non è facile, perché dovete in ogni turno controllare i buff, controllare la sua barra, è tosta. E qua mi è andata anche grassa, perché la maggior parte del danno l'ha preso Benny Emma, che è quella che resiste meglio ai colpi di Kaenis. E qua purtroppo c'è da aspettare un altro turno. Per mia fortuna c'era quella bella carta Arts di Benny Emma che mi garantiva il ripristino del suo Nobel Phantasm, e quindi se fossi sopravvissuta a questo turno avrei potuto utilizzare i tre Nobel Phantasm insieme. Kaenis di nuovo va su Benny Emma, oramai me la ammazzava, ma per fortuna all'ultimo cambia bersaglio. E adesso siamo pronti a ripartire di nuovo con la nostra combo, anche perché abbiamo bisogno di Tamamo per curare Benny Emma. Utilizzo anche l'abilità che potenzia le carte blu di Tamamo, che cura pure per aiutare Benny, e qui si va di combo classica, come al solito, tirata poco prima che Kaenis andasse a tirare il suo Nobel Phantasm. Qui i danni saranno inferiori rispetto a prima, perché il buff di Castoria non c'è più, ma comunque sono danni. E queste partite qua, meno lunghe sono, meglio è, soprattutto se, come me, non avete Proto Merlin, ma avete Tamamo. Tamamo è forte, ragazzi, è carina. Proto Merlin c'ha l'abilità che mette invincibile a tutti per un turno, che è un'abilità che potete alternare al Nobel Phantasm di Castoria. È troppo forte come abilità. Tamamo è rimasta indietro. Dovrebbero sinceramente toccarle il kit e darle una battery, secondo me. Perché con quel Nobel Phantasm lì è un peccato che faccia fatica adesso a stare a galla nel meta di Grand Order. Adesso arriva il colpo di Kaenis. Lei è stremata. Stremata, perché io penso a me, però penso anche a Kaenis, poverina, trovarsi sti tre animaloidi contro per tutto sto tempo. È una battaglia che dura quasi 20 minuti, ragazzi. Qui arrivano botte a tutto spiano, tutte su Benny Emma. Però, per fortuna, Benny Emma è il bersaglio che meno mi interessa tutelare, perché è in grado di mettersi l'evade da sola, che è quello che farò proprio in questo turno. E qui, altra catena art. Non posso rinunciare alle catene art, soprattutto se c'è Castoria in mezzo. Perché, la vedete la barra viola? È l'ultima. Iniziavo a vedere la fine, ok? Ossessionata con Benny Emma, comunque, in questo clear. La carissima Cenide. Qui vado a usare l'abilità di Castoria, vado a usare l'abilità di Benny Emma, e spoiler, probabilmente, se non mi ricordo male, qui ho tirato comunque i tre Nobel Phantasm, anche se Castoria aveva ancora il buff dello scudo d'acciaio. Questo perché? Perché Benny è ben buffata. Anzi no, no, ho mossa ancora migliore. Ho tirato solo Benny Emma, è vero, non avevo visto che c'erano due carte di Benny. Ho fatto bene con Benny. Quasi uno scioglilingua, perché in questo modo, stesso ragionamento di prima, ho piazzato un sacco di danni su Kaenis e molto probabilmente le avrei rotto la barra di nuovo. Eccola qua. Inoltre, con le carte art di Beni, con la carta art di Beni, vado anche a ricaricarmi la barra. Bel turno. Ultima barra, signori.
rotta questa barra viola, la partita è finita. Fa ridere che Kainis dice: ma chi cacchio siete? What the hell are you guys? E purtroppo si piazza un debuff che è stato problematico a livelli incredibili. Anche questo colpo su Tamamo è stato problematico. Da adesso in poi, per 5 turni, Kainis, che poi ho detto debuff, è un buff, buff, potenziamento. Per i prossimi 5 turni Kainis avrà... mi è arrivato un follow mentre stavo registrando. Grazie Yun Li Rail. È che di solito non mi arrivano mai i follow mentre registro. Scusate, è apparsa una medusina. Comunque, tornando alla sfida. Ora il problema è che per 5 turni Kainis ha la possibilità di fare questo. Di parare tutti i colpi che le tiro. È una possibilità, non è scriptato. E quindi faccio lo stesso giochino che vi ho spiegato con Melusine. Ho scartabellato con le carte in gioco fino a trovare la combinazione che mi permettesse di trapassare l'Invincible con il Noble Fantasmi di Benienma. Questa tra l'altro era una percentuale molto alta di procare Invincible, perché ho dovuto smanettare un sacco con le carte. Qui, come vedete, la combinazione giusta era prima Tamamo, poi Castoria e infine Benienma, ma era importante che questo Noble Phantasm passasse. Tra l'altro Castoria ci aumenta anche l'attacco, quindi il colpo è ancora più violento del normale. Andiamo a colpire Kainis, molto bene. Anche perché quando sono arrivata a questo risultato stavo esaurendo le combinazioni. Kainis sembrava voler parare a tutti i costi il Noble Phantasm di Benienma. Qui vado a prendere altri colpi. Manca metà barra, signori. E adesso voi direte, è fatta. Non è fatta del tutto, perché ci sarà una complicazione. Qui purtroppo il deck non è ideale. Vado a cercare di caricare beni, perché arrivati a questo punto della sfida... dovevo tirare un altro Noble Phantasm di Benienma e cercare di chiudere partita. E qui Kainis si baffa, continua a bersagliare i miei personaggi, rompe lo scudo di Tamamo, rompe anche Benienma e finalmente arriva una nuova possibilità di catena Arts. Mi ricordo cosa sta per succedere, non ve lo anticipo. Diciamo che quello che doveva succedere era che Castoria non morisse. Perché se Castoria fosse rimasta viva e le rimaneva un solo colpo da prevenire con lo scudo d'acciaio, avrei potuto fare l'ultima combo di questa sfida infinita. L'ultima volta in cui avrei usato i 3 Noble Phantasm di fila. Il problema è che Kainis decide di fucilare Castoria, ve lo spoilero perché qui ho editato fuori, e quindi ho dovuto cambiare anche lì le carte per evitare che morisse Castoria. Ma se moriva Castoria, moriva Tamamo. Ho salvato Castoria... perché Tamamo purtroppo aveva meno valore di Castoria. Qui entra Holmes e io ero lì a dire, dov'è Reigns? Mi serve Reigns! Perché a Castoria mancava un 5% per poter usare il Noble Phantasm. Per fortuna mi si è riattivato lo scambio del vestito, faccio entrare Reigns, carico Castoria e qui di nuovo turno in cui Castoria deve sopravvivere per forza. Sarebbe bastato il suo Noble Phantasm? La mossa con Reigns dipendeva da quello. Che cosa ho fatto in questo caso? Ho testato il turno dopo per vedere che cosa avrebbe targettato Kainis, perché nel caso in cui non avesse targettato Castoria avrei potuto diciamo fare il turno così senza utilizzare l'abilità di Reigns che mette invincibile. Non uso il Noble Phantasm di Benienma perché tra qualche turno avrei recuperato il buff di Castoria e volevo usare il Noble Phantasm di Benienma a massima potenza. Qui vado con Castoria, recupero un po' di vita grazie al Command Code. Kainis spara il suo uccello de fuego, colpisce tutti. E secondo voi che cosa sta per fare questa infamella, questa maledetta? Ovviamente mi cecchina Castoria. Chiudo l'app, la riapro e ora che so che il target è Castoria sono costretta a usare la terza abilità di Reigns proprio su Castoria. La terza abilità di Reigns le dà invincibilità per 2 attacchi. In questo modo abbiamo cambiato l'RNG e anche nel caso in cui Kainis dovesse decidere di colpire comunque Castoria è protetta da Reigns. Vado a utilizzare il suo Noble Phantasm, è usato male perché qui vi dà solo la protezione a un colpo. Però basterà e avanzerà per proteggerci dal Noble Phantasm di Kainis, che adesso si abbatterà su tutta la squadra. Eccolo qua. E poi niente, poi bisognava andare di Benienma e sperare che il suo ultimo Noble Phantasm chiudesse la partita. Qua Reigns è stata proprio brava. Ma brava tanto, eh. Il colpo arriva comunque su Castoria, che è protetta. E tornano attive le abilità di Castoria, con tanto di catena
completa di Benny Elma. Sapete cosa sta per succedere? Io gasatissima, piazzo tutte le mie robine, piazzo tutti i miei baffettini, controllo la situa, controllo le carte, qui non ho capito bene perché ho esitato, forse perché non ero sicura di prendere la kill, in ogni caso dovevo andare. Metto il buff di Castoria, e Castoria è invincibile ancora, Beni anche è invincibile perché ha ottenuto il buff di Castoria, quindi vado pulita, rallento il gioco, tripla carta Arts e via che si va. Tra l'altro, cosa di cui mi sono resa conto tardi, Kaenis ha esaurito la sua invincibilità random perché sono passati 5 turni e quindi da adesso in poi i colpi se li prende tutti in faccia. Vado con Beni, bel colpaccio violento, ero convintissima che avrei vinto, ragazzi, lo dico sinceramente, ma se non mi ricordo male, Kaenis non la battiamo, o sì, o la battiamo. Eh no, non la battiamo, mi ricordavo bene. C'è sempre la maledizione del rallentamento, non rallenterò mai più. Vado di carta Arts, vado di altra carta Arts. No, l'invincibility ce l'aveva ancora, no, ho detto una cavolata, ragazzi, scusatemi. Allora la perde alla fine di questo turno. Allora sono stata fortunata con il Noble Phantasm, perché è passato. Esatto, l'ha persa adesso, non l'ho accoppata, ma per mia grande fortuna Benny Elma è invincibile fino alla fine del turno e quindi sapevo che avrei vinto in ogni caso, anche se Kaenis qui ci provava a buttarla giù, ci provava, ma senza successo. Ho la possibilità di tirare di nuovo il suo Noble Phantasm, infatti qui stavo per partire con le carte, poi ho detto, Giulia, chiudila per bene, per favore, chiudila senza fare sciocchezzuole, ho tutti i Noble Phantasm carichi, ma tanto, di fatto, me ne basta uno. L'Invincibility è andato via, è stata una partita lunga ed estenuante, ma infine, Benny Elma, Castoria, Tamamo e Reigns hanno vinto. Brave tutte, l'Art Stall è uno dei miei playstyle preferiti, paga, è molto lungo, molto complicato, addirittura considerate che qui ci ho messo 20 turni. Ci sono dei team che vanno avanti anche per 70-80 turni, quindi questo è un assaggio di stall, ma perché ho Benny Elma che fa tanti danni. E ce l'abbiamo fatta. Mamma mia Kaenis, sei stata allucinante. Ultima recollection quest, adesso andiamo ai saluti. Vi faccio salutare dalla mia Benny Elma, ragazzi, sono completamente senza voce. Bay clear, sono molto contenta, inutile dirvi che ho anche completato le modalità più facili di queste sfide, però mi andava così per fare contenuto in più di portarvi anche quelle difficili. Brava Beni, bravissima, la mia saberina del cuore che non manca mai di stupirmi, proprio brava. Prima o poi riuscirò a usarti contro dei nemici evil, prima o poi ce la farò e contro quelli tiriamo fuori mega dannoni. Ragazzuoli, se vi va fatemi sapere nei commenti come avete completato voi queste Super Recollection Quest. Io farò di tutto per farvi avere questo video online prima che finisca l'evento, così magari vi do qualche spunto in più di team nel caso in cui siate in difficoltà. Io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, vi ringrazio per star continuando a supportare i miei contenuti dedicati a Fate Grand Order e come vedete i miei quarzi stanno anche salendo. I risparmi per Oberon si fanno sempre più importanti, che poi non sono solo per Oberon, sono per Tezcat Lipoca, sono per Melusine, per Miss Crane, per tutti i Servant che voglio recuperare alla fine di quest'anno e il prossimo anno. Da Giulia è tutto, vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video su Fate Grand Order e statemi bene. Ciao!